Nella rubrica della domenica dedicata alla tavola, a cura del professor Rocco De Prisco del CNR di Napoli, parliamo oggi dell'amaranto. Semi di amaranto sono stati trovati nei siti archeologici del nord dell'Argentina, risalenti a 8.000 anni a.C. I documenti storici ci indicano la grande diffusione dell'amaranto nell'impero Azteco, che dominò il Messico nel XIV e XV secolo d.C. I documenti storici mostrano che gran parte dell'amaranto raccolto veniva utilizzato per scopi cerimoniali. Con l'invasione degli spagnoli nell'America centrale e meridionale, l'amaranto iniziò a mancare nella coltivazione di quei popoli e cominciò la sua diffusione in Africa e successivamente in Europa. L'amaranto era un raccolto importante per gli Aztechi, che lo usavano sia come cibo sia nei rituali religiosi. Gli Aztechi cuocevano l'amaranto nel miele per fare delle torte formate da immagini delle loro divinità, come il dio della guerra. Quando le cerimonie finivano, le figurine venivano distribuite ai partecipanti, che le mangiavano. Nella zona del Cuzco, in Perù, i fiori dell'amaranto sono usati per curare il mal di denti e la febbre. In India, l'amaranto è conosciuto come grano del re. In Russia, durante la festa di Carnevale, le ballerine usano spesso il fiore di amaranto come rossetto. Allo stato attuale è considerato il miglior alimento di origine vegetale per il consumo umano. L'amaranto fa parte anche della dieta degli astronauti dal 1985, in quanto è facile da digerire, leggero e nutriente. L'amaranto è ricco di vitamine del gruppo B, vitamine che ricoprono un ruolo essenziale per il buon funzionamento del sistema nervoso, del metabolismo e della respirazione cellulare. L'amaranto è ricco di minerali come magnesio, calcio, fosforo e ferro. È ricco di fibre, il cui livello ti permette di avere un senso di sazietà prolungato nel tempo. Tiene in salute l'intestino, favorendone la regolarità. I maggiori benefici per la salute umana sono le proprietà antiossidanti, previene l'osteoporosi, facilita la digestione, è di aiuto nella salute del cuore, riduce le vene varicose, migliora la salute degli occhi, previene difetti alla nascita, aiuta a perdere peso, mantiene la salute dei capelli e abbassa i livelli di colesterolo.